Il mondo ha bisogno di benedizione, ci ha ricordato Papa Francesco. Benedizione, non maledizione, soprattutto in questo momento difficile. La speranza di uscire dalla pandemia si incrocia con l'avvento del Natale, un'impronta di bene che nessun male potrà cancellare. Ed è così che vogliamo fare memoria in questa introduzione dei profeti di speranza, come il cardinale argentino Pironio nel centenario della sua nascita. Un uomo, un sacerdote, un vescovo che ha saputo essere fratello di tutti, una testimonianza evangelica al servizio di Paolo VI e di Giovanni Paolo II, capace di aprire una strada di pace e di giustizia, di rinnovamento spirituale e sociale. Il cardinale Edoardo Francisco Pironio è stato un uomo del Concilio, un cardinale, un padre del Concilio. Le sue parole, la sua visione di Chiesa, la sua visione di Chiesa nel mondo è la stessa visione che troviamo oggi nelle parole di Papa Francesco. Quella visione di una Chiesa che cammina con i poveri, che indica una speranza, una luce e che sa essere compagna di ogni uomo. Il cardinale Pironio, in questo contesto sempre della Chiesa latinoamericana, è stato come un artigiano della cultura dell'incontro, di cui tanto ci parla Papa Francesco, no? Tutte le persone che hanno conosciuto Pironio ne parlano tanto, e la sua capacità per fare amicizia, la sua capacità per ricordare i nomi, i volti, le situazioni di vita di persone che lui trovava nei suoi viaggi nel mondo intero. E questa fratellanza universale, diciamo così, che tanto ci propone, ci incoraggia a fare Papa Francesco. Buongiorno, compadre Enzo, oggi siamo in Piazza San Pietro, ci avviciniamo al Natale e quest'anno è un Natale molto molto particolare, un Natale di speranze in questa drammatica lotta alla pandemia, Enzo. Sì, un Natale di speranza, abbiamo detto bene, Piero. Intanto vorrei subito dire che questo Natale non è una questione di orario. C'è una differenza biblica, evangelica, molto bella che gli evangelisti sottolineano, cioè la differenza tra Cronos e Kairos. Cronos è il tempo delle lancette, è il tempo che scorre, e poi invece i Vangeli evidenziano il Kairos, cioè un tempo particolare nel quale l'uomo incontra il Signore. Gesù nasce nel cuore dell'uomo. Ecco allora che non è una questione di orario, ma è una questione di tempo di grazia. Cioè il Natale è Gesù che nasce nelle nostre vite, e credo che sarà il più bel Natale così. E al di là dell'orario, ciò che ci interessa è l'incontro con il Signore Gesù. L'altro aspetto non è una questione di luogo, cioè dove lo vivremo, no? Abituati ai grandi viaggi, abituati ai grandi pellegrinaggi, questa volta forse la strada che ci porterà in chiesa sarà molto più vicina. San Francesco ci regala questa suggestione, perché dirà ai suoi frati e alle persone che lui incontrava e scriveva che non c'è bisogno di andare in Terra Santa, infatti inventa il presepe, proprio per dirci non è una questione di luogo, ma è una questione di presenza, di Gesù presente nella mia vita. La terza suggestione che io vorrei regalare in questo momento così drammatico è che il Natale di quest'anno sarà un Natale tutto esistenziale, e cioè una vita che trasforma, una vita che fa suonare, ecco, il proprio cuore a festa, cioè fa donare speranza e fa vivere la speranza. E in questa tragica lotta alla pandemia, che solo in Italia ha già fatto decine di migliaia di vittime, c'è una solitudine ancora più pesante per i morenti che, per l'applicazione delle regole anticontagio, concludono la propria vita terrena isolati, senza un conforto, senza nemmeno una minima vicinanza dei propri cari. Sentiamo su questo Monsignor Vincenzo Paglia. Ecco, il Ministero della Salute ha inviato la circolare approvata dal Comitato Tecnico Scientifico per la visita dei familiari e dei volontari ai malati di Covid, sia nelle RSA che nelle case di riposo. È una scelta particolarmente importante, proprio perché non si muore solo di Covid, ma si muore anche di solitudine. Per questo è decisivo che assieme al respiro dei polmoni ci sia anche l'ossigeno, per far respirare il cuore, l'anima, lo spirito. E in questo senso un gesto, in questo tempo anche che ci avvicina il Natale, poter stare accanto, tenere per mano o trovare i modi
per consolare e per consolarsi, per prendersi cura vicendevolmente. In questo senso credo sia una decisione bella che il Ministero della Salute ha preso. Questo speriamo che sia un bel dono per il Natale. Padre Enzo, verso questo Natale di speranza speriamo che possa iniziare la liberazione dal Covid e che per i malati più gravi ci sia almeno il conforto di un familiare o di un amico. Sì, Piero. Io intanto vorrei salutare tutti coloro che sono in casa e non si possono muovere, tutti coloro che stanno soffrendo per un proprio caro e penso agli ammalati, penso agli anziani, penso a tantissime persone che sono sole, Piero. Tu non puoi immaginare quante volte prendo i numeri di telefono delle persone che mi segnalano degli anziani e li chiamo e scoppiano a piangere per una telefonata, per una piccola conversazione. Io vorrei invitare ad alzare il telefono, ad uscire di casa andando a trovare una persona ammalata, rispettando tutte le regole, tutte le indicazioni che ci vengono date, però far sentire la nostra presenza. Poi la fantasia davvero dell'uomo e anche dello Spirito Santo suggerirà lo strumento migliore. E agli anziani io vorrei dedicare una piccola poesia, Piero, che trovo davvero suggestiva, di Bertolt Brecht, che scrive: «Oggi siamo seduti alla vigilia di Natale, noi gente misera, in una gelida stanzetta. Il vento corre fuori, il vento entra, vieni, buon Signore Gesù, da noi. Volgi lo sguardo, perché tu ci sei davvero necessario». Bellissima questa poesia, Enzo. Adesso sentiamo due amici di TG1 Dialogo, la scrittrice Dacia Maraini e il medico Pier Dante Piccioni, che ha ispirato la popolare serie televisiva di Rai 1 Doc Nelle tue mani e in questi giorni continua ad essere accanto ai malati di Covid. Gli anziani, i nostri più cari, più fragili anziani, sono coloro che pagano di più. Soli a combattere con la mancanza di ossigeno, soli coi medici ai limiti del crollo per la fatica quotidiana, senza una mano amica, uno sguardo di affetto e apprensione che li accompagni nel passaggio doloroso. Perché non permettere a coloro che se ne stanno andando soli, disperati, la vicinanza, naturalmente rigorosamente protetta, di un familiare che possa dare loro l'ultimo saluto? In tutte le culture del mondo il momento della partenza di un membro della collettività è stato considerato sacro, è un momento da celebrare, è importantissimo per chi se ne va, ma anche per chi rimane, è il momento del commiato e della profonda tristezza, ma anche il momento in cui si suggella la continuità fra una generazione e l'altra, un lascito di fiducia e di testimonianza che non può essere trascurato. Diamo spazio alla coraggiosa dolcezza di Antigone contro le paure di Creonte. Fino a poco prima del Covid, negli ospedali italiani si stava assistendo ad una vera rivoluzione copernicana, a partire dalla medicina narrativa fino ad arrivare alle terapie intensive e aperte. Ecco, quel triangolo magico tra pazienti, parenti e medici stava funzionando attraverso il segreto della relazione. È arrivata l'ora di usare questa esperienza non come un problema ma come una risorsa, perché se è vero che si muore da soli non è giusto, non è etico morire abbandonati. Quindi i parenti che indossino i presidi con sicurezza e con garanzia, ma che possano rimanere vicini al loro familiare che sta morendo. Non esiste un surrogato tecnologico che possa cambiare quella e migliorare quello che è il rapporto diretto con le persone, con uno slogan: contatto, ma contatto. Padre Enzo, verso questo Natale di speranza, come vi state preparando ad Assisi? Beh, intanto, Piero, c'è il tradizionale, la tradizionale accensione dell'albero di Natale l'8 dicembre, che significa davvero accendere la luce che è dentro di noi. Poi quest'anno c'è una grandissima novità ed è riproporre un presepe del 1200. Quale presepe?
e il presepe di Giotto, il ciclo di Giotto nella Basilica Inferiore che tratteggia in maniera catechetica il Natale di Maria, il Natale di Gesù, viene riproposto sul sagrato della Basilica Superiore e quelle statue degli affreschi prenderanno vita attraverso non solo l'arte di un laboratorio che in Umbria ha proposto queste statue del presepe, ma anche attraverso la tecnologia. Modernità, tecnologia e tradizione si fondono insieme. Sulla facciata sarà possibile vedere, la facciata della Basilica Superiore, questo nuovo Natale, e credo che sarà un momento molto suggestivo l'8 dicembre, e ci sarà a presiedere la celebrazione un cardinale a caso, il neo cardinale già custode del Sacro Convento, padre Mauro Gambetti. Potete rivedere la puntata su tg1.rai.it, su Rai Play e sui social. E a proposito di social, io rimando sulla mia pagina Facebook, Padre Enzo Fortunato. Fra poco ci vedremo con Buongiorno Brava Gente, e non ci resta che salutare i nostri amici con il pace e bene nella lingua dei segni. Pace, pace e bene, cari amici. Arrivederci.